Quasi un'impresa su due attiva a Prato appartiene al settore del terziario, che dà lavoro a circa due terzi dei dipendenti impiegati dalle aziende pratesi. Una situazione che fa sì che a Prato ci sia meno disoccupazione, anche a livello giovanile, rispetto al resto della Toscana, con un netto miglioramento rispetto a 10 anni fa. E quanto si rileva dall'analisi dei dati del rapporto sulle economie territoriali dell'Ufficio Studi di Confcommercio. Il terziario rappresenta il 46,3% delle imprese registrate al 31 dicembre 2018, 16.339 su un totale di 32.741, e una percentuale di forza lavoro impiegata pari al 65,2%. Si conferma quindi la diffusione delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, affiancata dall'industria, che ricopre un ruolo rilevante con il 40,6% di attività. Le note più positive arrivano sul fronte della disoccupazione. Mentre in Toscana cresce la media di persone in cerca di lavoro dal 5% del 2008 al 7,3% del 2018, con particolare riferimento ai giovani dal 14,6% al 22,9%, in provincia di Prato nel decennio si è scesi dal 7,1% al 6,7%. Un segnale particolarmente positivo è dato dalla disoccupazione giovanile, che diminuisce di ben 10 punti percentuali, passando dal 28,9% al 18,4%, posizionando Prato fra le più basse nel contesto regionale, seconda solo a Firenze.